Marco Lo Russo, eccoci di nuovo qui ad assistere tra pochi minuti ad una nuova performance, a un incontro tra amici oggi al Salotto delle Streghe. Ti ho voluto in questo salotto oggi perché, a parte perché è difficilissimo rapirti per poche ore perché sei continuamente in giro per il mondo. E a proposito di questo, domani già riparti per una meta importante. L'Africa, una meta importantissima, sono stato già in Africa una volta, ma andare così in fondo nell'Africa centrale, mai. Quindi sono molto molto curioso di assaporare questa nuova atmosfera. Che cosa farai? Che programma c'è in ballo? C'è il Made in Italy, questo progetto che ha debuttato a Cuba lo scorso novembre per la Settimana della Cultura Italiana, che riporteremo anche lì a Libreville, appunto in Gabon. Non stai mai fermo, la tua vita è continuamente un girare il mondo per raccontare attraverso le tue note, la tua musica, le tue emozioni. Diciamo che quelle poche volte che sono fermo fisicamente non lo sono con la mente, no? Sono sempre in giro a cercare, a ricercare, come potermi esprimere. Ecco, in ogni viaggio che fai, sicuramente adatti a seconda dello spettacolo, del tipo di pubblico, un certo repertorio, immagino. Ma diciamo sì, questo all'inizio succedeva, adesso vado più su un filone, appunto questo Made in Italy, poi in realtà è un progetto di musica italiana a 360 gradi, ma ovviamente omaggio sempre il territorio in cui vado con qualche brano conosciuto, soprattutto del folklore popolare o comunque che le persone conoscono meglio. La fisarmonica è uno strumento particolare che ha delle radici molto popolari, folcloristiche, ma ha anche delle sfumature di una sensualità e di un'eleganza incredibile. Come riesci a capire se la popolazione ama questo tipo di strumento, questo tipo di musica? Ma diciamo che quello che più mi interessa carpire è la curiosità, perché poi lo strumento diventa un mezzo. C'è un jazzista che ha suonato tanti anni in ombrello e non se ne è reso conto. Cioè, lo strumento è un mezzo, quindi la cosa, il lavoro più importante da fare è cercare di documentarsi su dove si va, come le persone recepiscono il nuovo e eventuali crossover dei generi musicali o dell'arte in genere. Questa è la cosa, secondo me. Tu sei uno molto preciso, organizzi le cose sempre nei minimi dettagli, sì, invece io lo so bene, lo sappiamo bene noi che ti conosciamo, che ti seguiamo come giornalisti e che ti seguiamo anche nella vita, come amici, in quel poco tempo insomma che ci dedichi, visto tutti i tuoi impegni. Ma qual è la parte più difficile realmente del tuo lavoro? Io credo che la composizione sia quella più semplice, perché quella ti viene spontanea. Guarda, proprio, cioè, hai detto una cosa, no, a parte gli scherzi, io ringrazio il mio staff perché è deliziosissimo, mi supporta e devo dire che gran parte del lavoro lo fa lui, cioè lo staff, che sono una serie di persone. Adesso non faccio elenco di nomi e cognomi perché dopo mi arrossisco, no? Però questa è una delle parti più complicate, perché nonostante il loro operato, poi diciamo che il general management di tutto passa per le mie mani. Quindi cioè, sono io che poi in realtà dico il no o il sì finale per un appuntamento, cercando di valutare con loro quali sono le cose diciamo, più logiche da fare. Certo non posso fare un concerto a Bari e domani uno a Belluno, piuttosto che insomma, fare il giro del continente. Quindi la parte più complicata è proprio la logistica e l'organizzazione, anche della comunicazione per non sovrastare, perché comunque di attività ne faccio tante, sia come producer che come live performer, e di conseguenza bisogna un po' organizzare. Quindi l'organizzazione è la parte più complessa. Ecco, di attività ne fai tante. Qual è la cosa che ti dà più soddisfazione? La composizione, l'esecuzione o l'insegnamento? Perché sei anche un insegnante, musicologo. Beh, come i piaceri della vita, non sono mai uno soltanto, no? Il cibo, far l'amore, tante le cose, non puoi dire meglio uno o l'altro. Sicuramente io sono un performer che ama suonare la sua musica, oppure rivisitare quella di altri in chiave personale, quindi del mio non è per presunzione egoistica o egocentristica, meglio dire, però mi piace metterci del mio, cioè quindi mettermi in discussione. Come dici bene, quindi queste due cose, la composizione e l'esecuzione, si riuniscono in una. Poi mi piace molto trasmettere la passione che si lega a questo, e quindi di conseguenza passione trasmessa attraverso l'esecuzione,
o trasmessa attraverso l'insegnamento per me è importante. I ragazzi che ho la fortuna di aver incontrato nel mio percorso da docente sono stati tantissimi. E non gli auguro semplicemente di essere dei musicisti, ma mi auguro che qualcosa gli sia rimasto per aver sviluppato una passione, che poi loro da oggi al domani dicono voglio attaccare i francobolli, però che lo facciano con passione. Quindi per me questo è quello che mi interessa trasmettere e che riassume poi in queste varie sfaccettature che tu hai riassunto, questo, cioè quindi il senso della passione. Un'ultima domanda, hai parlato di territorio, tu sei un esploratore di nuovi territori, e quando torni nel tuo di territorio, a casa tua, la prima cosa che fai? Accarezzo il cane, perché ho un cane bellissimo che si chiama Leo e cerco di passare molto tempo in casa, anche perché ne ho sia la necessità fisica ma anche quella mentale, un po' per raccogliermi e quindi stare tra le mie cose, essendo con il segno di terra, un toro, quindi cioè, il toro è legato, poi gli piace viaggiare ma gli piace anche tornare a casa. Quindi le prime cose che faccio sono proprio toccare le cose che fanno parte della mia vita e che mi fanno tornare a casa in questo senso. Grazie a Marco Lo Russo, grazie e un in bocca al lupo per i tuoi futuri successi. Grazie, grazie Elisa, grazie a tutti.